Nobile Sadrim. Il mio amato cugino e sultano Abdul Mustafa ha trascorso una notte felice? La notte l'ha trascorsa, ma felice non direi. È ancora nell'harem con tutte le sue mogli alle quali non ha fatto chiudere occhio. Se le mogli non hanno dormito, Mustafa è stato felice. Non credo. Se le mogli non dormono perché il marito strilla, il marito non è felice. E il sultano ha strillato tutta la notte. Vado a calmarmi. È proprio con te che ce l'ha, nobile Sadrim. Ti consiglio perciò di non entrare. Non ti preoccupare, so io come ammansirlo. Eccote qua! Proprio a te aspettavo, cugino delle mie babbucce! Sempre agli ordini del mio nobile cugino. Un corno! Anzi, due corna che tu stai sempre agli ordini miei, ecco! Che cosa ho fatto per provocare la tua ira? E me lo domandi! È una settimana che non mi porti più una moglie nuova! E le ultime due che mi hai ammollato erano pure di seconda mano! Ma dove l'è andata a prendere? Dal rigattiere! E guarda qua, guarda sta poveraccia, guarda! È tutta ossa! Tutta ossa! Che ce faccio? Il brodo ce faccio! E guarda st'altra! Guarda st'altra, guarda! Mi sembra guarda. Che vada ancora bene, no? È una tarda! E va bene solo alle 5! Perché? Alle 5 della tarda! Caro cugino, io ho cercato di variare. Ti ho fornito la grassa e la magra, la bellezza e il tipo, la semplice e la sofisticata, la bionda e la bruna. Guarda, sono deboli, stanche, scariche. È colpa tua, cugino. Tu sei esuberante. Lo so, ma che posso farci se io consumo più donne in una notte che Elizabeth Taylor, mariti in un anno. Procurami nuova merce, per questo ti ho nominato consigliere di Stato. Sì, lo so. Ho mancato. Ma ti prometto che una di queste sere ti porterò due stelle. Mi prometti sempre la luna nel pozzo e poi... Questa volta però si tratta di due autentici gioielli. Giovani, fresche, odorose. Sì, cugino! Espertissime nell'arte dell'amore. Dell'amore, bravo Sadrim! Basta con le lavoratrici non qualificate! Ci vogliono due artiste, perentecniche come me! Bravo, adesso portamele presto, ora vada, lasciami solo, voglio sognarmele. Due mogli nuove, con due occhi così, due labbra così, due, insomma tutto così. Sadrim. Cosa c'è, Sucru? I miei uomini hanno catturato due spie francesi. Chi sono? Due della legione. È inutile, la tromba non funziona. Isichella, cocotta, attenti! Scattare, scattare! Ci perdoni, sergente, ma noi non ce la facciamo. Che cosa avete? Vi sentite male? Malissimo. Siamo andate pure dal dottore. E che cosa vi ha detto? Che siamo... Sa quando i cinema sono pieni? I cinema? Come quando lei va al cinema e la cassiera le dice non ci sono posti a sedere. Esauriti! Così, così. E ci ha detto pure che dobbiamo mangiare molto. E allora andate a mangiare! Magari! Il guaio è che la tromba non funziona! Che c'entra la tromba? È per mangiare! Da quando in qua si mangia con la tromba? Lui? Io? Ha chiesto al caporale Roger che dobbiamo fare per mangiare. E il caporale ha risposto, niente, suona la tromba. Ha detto bene! E come si spiega che io da un'ora suono la tromba e nessuno ci porta da mangiare? Perché la tromba la suona il trombettiere, per avvisare che il rancio è pronto! Ma perché s'arrabbia? Ma scusi, se il rancio è pronto, perché non ce lo portano? Perché ci dovete andare voi, come fanno tutti i legionari! Prendete la... La gazzaladra! La gavetta! Via! Di corsa! Uno, due, Scattare! Scattare! Uno, due, Un momento! E mangiamo anche noi!
che siete stati a spasso. Un'altra volta fate presto. Via. Pardon. A me il brodo non piace. E nemmeno a me. Davvero? E che vorreste mangiare? Sentiamo su, siamo qui per accontentarvi. Non so, che c'è di buono? Ma quello che volete. Macchiavoni gratinati, gnocchi alla parigina, risottino con risottino funghi. Risottino con funghi. Due risottini. Due risottini. E per dopo, pesce fresco, vitellina da latte, pollo. Pollo, pollo. Ma sì, pollo con patatine. E due file di insalata mista. Due file di insalata verde anche. E poi, Frutta, formaggio e caffè. E caffè. E il dolcetto non lo volete? E se c'è? Ma tutto c'è. Basta che vi fa il biglietto il sergente. Il sergente? Andiamo dal sergente. Sì, andiamo subito. Scusi, sergente, ci fa il biglietto per mangiare? Perché? Il rancio non l'avete già preso? Siccome non ci piace, noi vorremmo mangiare il risottino con funghi, il pollo con le patatine, l'insalatina, frutta, formaggio, caffè. E il dolce. E un liquorino per digerire, non lo volete? Se c'è, a me Anisetta. Andate via. Via! Perché il bigliettino non ce lo fa? Sì. Ma di punizione ve lo faccio! Urrà! In prigione vi mando! Sergente Trefort! Comandi. Che succede, sergente? Quei due mi fanno impazzire, signor colonnello. Volevano niente meno che il risottino con i funghi e il pollo con le patatine. Li accontenti, sergente, li accontenti. Ma lei vuole scherzare? Non scherzo mai, sergente Trefort! Certo! Ehi, voi due, venite qua. Sono fiero di avere nella legione due fegatacci come voi. Per premiarvi stasera vi offrirò una ceretta alla taverna della Mischia, dove si balla, si mena e si fischia. E ci troviamo anche qualche bella donnina. Li accompagnerei tu, Roger. Signor Sir. Che facciamo? Votiamo il brodo. Cosa c'è, Dupont? I due legionari Gomez e Trintignant in missione segreta al Palazzo del Bey sono stati scoperti e assassinati. Aveva ragione lei. Il Bey fa il doppio gioco, non c'è dubbio. Ne è convinto ora? Ma io lo ripagherò con le stesse sue armi. La prossima volta Mustafa Bey si troverà di fronte a due fegatacci, Fisichella e Cucut.